Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Pedro con il Tanque e questo è un nuovissimo video che faccio, questa volta nella serie Nella Terra di Steve, nella puntata numero 10. Oggi iniziamo con questo brutto scenario, perché un creeper mi ha fatto saltare in aria la parte vicina alla casa. La verità è, vedete che ho 6 livelli? Ecco, prima di iniziare la puntata, ma davvero poco prima, ne avevo 40. Avevo 40 livelli. Ma cosa è successo? Degli zombie mi sono entrati in casa, ma proprio dentro casa, perché avevo lasciato FK un attimo ed ero andato a prepararmi il tè, no? Però ho detto, vabbè, dentro casa non entrano. Hanno rotto la porta e mi hanno ammazzato. Bene così. In più, poco dopo è arrivato un creeper qua e ha fatto saltare in aria tutto. Facciamo che sistemo tutto e ci vediamo dopo, dai. Eccoci qua, ho sistemato il tutto. Cosa facciamo in questa puntata? Innanzitutto vi faccio vedere le novità. Non sono tante. E vi dico che ho lavorato solo su questo. Cioè sulla casetta degli incantamenti. Mi avete dato tanti suggerimenti. Io ne ho presi alcuni. E innanzitutto vi faccio vedere. Questo è il laghetto, ho fatto una passerella un po' così particolare. Poi si entra qua, dove ho messo le liane, dove ho fatto questa liana che parte dal camino e scende, quindi quando piove è bellissimo perché piove qua in mezzo, è una roba fighissima. Ho fatto il letto blu e poi ho finito la stanza degli incantamenti. Ho messo le librerie in modo che salissero e poi ho fatto sopra di quarzo. Vi chiederete perché il quarzo, che è un cubo diciamo ricco, perché mi piaceva. Perché mi piaceva il colore, perché mi piaceva l'idea di fare questo stacco netto tra questa parte che è un po' diroccata e questa parte che sembra più ricca, e perché sembra quasi che questa casa sia stata costruita accanto a questa vecchia libreria o viceversa, ecco. Perciò mi piaceva così. Ho incantato un po' di libri, guardate qua, ne ho presi alcuni interessanti tipo Potenza 3, Efficiency 4 e via dicendo, e altri un po' meno come Efficiency 1, Protezione 2, eccetera. Ho incantato tutta la mia attrezzatura. Vabbè, questi li ho presi come sempre dalla farm di scheletri. Però ho incantato, vabbè, Efficiency 4 e Unbreaking 3 nel piccone. Poi Unbreaking, Contraccolpo, Affilatezza, Lama Sferzante, Saccheggio. Tutto nella spada. È potente questa spada. Unbreaking Deficiency. Unbreaking Deficiency. E vabbè, questo era il solito arco super potente. Allora, dopo avervi fatto vedere questa bella cosa, vi dico cosa facciamo oggi. Andiamo a minare. L'avevamo già annunciato nella scorsa puntata. È diventata notte? È diventata notte. Non voglio morire di nuovo, che già oggi sono morto per niente. Cioè, mi ero tenuto 40 livelli per potervi fare vedere qualche enchantment. E poi dopo quello zombie, che poi è rimasto chiuso in casa mia. Quando io sono morto, lui è rimasto chiuso dentro. Vabbè, ci vediamo direttamente però adesso, fuori dalla nostra miniera dove entreremo, perché ve l'ho già fatta vedere tempo or sono. Sono raffreddato, signori miei, sono molto raffreddato. Infatti mi sono fatto il tè, ho i fazzoletti lì, per non morire mentre sto registrando. Allora, vi chiederete dove siamo? Lì c'è il nostro granaio, qua il campo di grano, la casa, là da qualche parte c'è la farm di selce. E qua c'è questa diavoleria qua, orribile, davvero orribile. Però l'ho fatta per ricordarmi dove scendere. Andiamo, 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 andiamo. E si arriva qua. Io di solito scendevo di qua. Poi mi sono accorto che scendere di qua era conveniente. Nel senso, sono sceso di qua a caso, per andare dalla parte opposta rispetto all'altra miniera. E vagando un po' per queste terre desolate, un creeper, che adesso ammazzo. Cos'è sto rumore? Ragazzi, ragazzi, scrivetemi nei commenti cos'era questo rumore. Che non ho, ogni tanto lo sento ma non capisco. Comunque qua c'è rumore di mob. Io adesso però me ne voglio sbattere un attimo e voglio andare per di là. Questa roba chiaramente l'ho costruita io. Ma c'è un motivo. C'è un motivo se l'ho costruita. Perché vi ho detto, nella decima puntata, i diamanti possono accompagnare solo. Ebbene sì, adesso stiamo andando ai diamanti. Guardate qua. Tarata, ta 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 ta. Una bellissima miniera abbandonata.
E adesso prendiamo i nostri diamantucci. Voilà, 5 diamanti. Ancora non ho un piccone con fortuna e neanche uno con Siltouch. E quindi non posso prendere gli ore, portarmi a casa e romperli con fortuna. Però per adesso ci accontentiamo di questo. Faccio altre torce ed esploriamo la nostra miniera. Quello è un creeper, un altro. Oggi ce l'hanno con me, sti maledetti. Muori, becero. Mettiamo una torcia qua in mezzo. Un altro creeper. Una di quelle stanze strane. Allora, calma, 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 calma. Noi siamo arrivati da qua. Poi andiamo un attimo da questa parte. Prendiamo tutta questa redstone che può sempre servire, anche se non è la cosa principale per cui siamo venuti qua. Continuiamo per lustrare altri diamanti. Altri diamanti, signori. Ah, tanta roba mi soffia il naso, scusate. Altri diamanti, sono contento. È proficua questa ricerca. Aspetta, solo uno? Possibile. Ah, ti ho beccato, eh? Però sento della lava. E non vorrei morire male prendendo questi diamanti. Prendiamo questo diamante. Quindi sono solo due. Vabbè, meglio che niente, signori, meglio che niente. Abbiamo trovato altri diamanti. E un sacco di carbone. Guardate quanto è veloce il piccone con Efficiency 4. Che goduria, ragazzi, davvero. Ah, ma l'avevo lasciato qua il diamante. Allora, adesso continuiamo a prendere le nostre rotaie. Prendiamo il ferro. Prendiamo la redstone. Quanta roba sto prendendo, raga. Con efficiency. È un secondo e prende tutto. Vi faccio vedere una cosa. Io metto le torce sempre a destra per indicare la direzione da cui sono venuto. Ad esempio, qua la torcia a destra. Al di là, vabbè, di là che l'ho messa in mezzo. Qua l'ho messa a destra, vuol dire che sono venuto da qua e quindi per tornare dovrò tenermela a sinistra. Calma, io sento tanti mob e là vedo una cassa, che è una cosa super buona. Blocchiamo il flusso d'acqua. Prendiamo questo ferro, prendiamo le nostre rotaie, mettiamo una torcia qua. Diamanti! Diamanti! Li avete visti altri diamanti? Che bello! Se muoio adesso mi arrabbio come una bestia, eh? Questo sia chiaro. Però c'erano altri diamanti e io sono contento. Carbone, carbone, carbone. Andiamo a vedere cosa c'è in questa cassa. Quindi, cosa c'è? Mi ha dato dei semi. Mi ha dato, vabbè, il carrello e il baule. Semi di zucca, semi di anguria. Un piccone in ferro. Del ferro e della redstone. Niente di che, signori, niente di che. Ho usato le maniere un po' strong per prenderlo. Cioè, ho matato direttamente la cassa. Ora andiamo a prendere i nostri amati diamanti. Cavolo, ragazzi, se avessi avuto Siltouch e fortuna, non avete idea di quanti diamanti avrei preso. 2, 3, guardate qua. Facciamo la solita cosa di guardare bene attorno, che non ci sia la lava. Perfetto, e allora possiamo prenderli. 1, 2 e 3. Voilà. Siamo già a 13 diamanti, signori. Comunque potrei prendermi tutto sto legno, eh. Ora proseguiamo. C'è uno spone! C'è uno spone! Scappa un secondo, scappa un secondo. Oh God! Guarda qua, ti aiuto! Sono in prigione. Non morire! Mannaggia a voi, mannaggia, mannaggia a voi! Mannaggia a voi! Porca miseria! Che paura, ragazzi! Perché se muoio, ho tutti questi diamanti qua. Aiuto, aiuto. Allora, poi c'è il mio fuoco della mia freccia che non mi fa vedere dove sono. È il momento di andare? Torce alla mano. Guardate quanti sono. Porca Eva Cagnaboia. Mannaggia voi. Mannaggia, mannaggia voi. Sono tantissimi. Ok, la cosa da fare adesso è, oltre a nutrirsi, cercare di non farsi ammazzare, cercare di mettere le torce per evitare che ne spawnino altri. Ma mettiamo queste torce maledette. Rischiamo un secondo di morire. Ecco, tipo così. Però almeno ho messo le torce, ne mancava solo una. Spero che non spawnino ancora, ma ho illuminato, illuminato, eh. Cioè, vi rendete conto? Abbiamo trovato un altro spawner di scheletri nel mondo. Io sento ancora rumori di scheletri, non so il perché, ma chi se ne frega, dai. Qua ci siamo già venuti, proseguiamo per la nostra esplorazione. Mamma mia, quanto è grande! E scende ancora! Siamo arrivati alla bedrock!
Ragazzi, è incredibile! Siamo arrivati alla bedrock! E dei diamanti, mamma mia, ma che esplorazione è questa? Ma che puntata è? Ma signori, ma stiamo scherzando? Ma guardate quanti diamanti poi! Ma porca miseria! Ma dove sono finito? Oddio, mi sono perso! C'è pure uno spawner di ragni. Qua si arriva a una di quelle stanze buggate. Ah, io ero di là prima, perché l'ho messa io quella torcia là. Ok, stiamo facendo un pochino di ordine. Qua c'è una cassa. C'è un altro creeper. Continuiamo a prendere il carbone, 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 carbone. Che gaff. Che gaff. Cioè, sono finito di nuovo dove c'è la bedrock. E qua non ci sarei mai arrivato, mai nella vita, se non ci fossi caduto, eh. Prendiamoci ciò che c'è nella cassa. Cioè, binario. C'è una mela d'oro. Prendiamo tutte le torce, le rail finché posso. Guardate quante, però. Non posso lasciarle qua, dai. È un insulto al buon senso. Ok, prendo le rail. Prendo la mela d'oro per forza, d'obbligo. Ci siamo, il resto lo lasciamo qua. Torniamo di qua. Perché è davvero infinita questa miniera, visto? Avete visto? Io sì. Altri diamanti. Forse solo uno? Spero di no. Temo che sia solo uno. Prendiamolo. Dove sei finito qua? Mi sono perso, ragazzi. Mi sono perso. Diamanti! Ma ragazzi, ma è incredibile! È incredibile! Mamma mia, se avessi avuto fortuna, se avessi avuto Siltace fortuna, quanti diamanti avrei preso? Che roba! 30 diamanti, ma è tantissimo! 30 diamanti senza fortuna, senza Siltace! Ma che cos'è? Ma che cos'è sto posto? Ma che cos'è? Ragazzi, se morissi malauguratamente in qualche modo, sarei affranto, distrutto, triste. Non so come dirvelo. Un altro di quei rumori, l'avete sentito? Ragazzi, davvero, fatemi sapere di cosa si tratta, perché lo sento un sacco di volte, ma non so darmi una risposta. E perdonate la mia ignoranza. Sono dentro da più di un'ora. Non capisco dove andare, cosa fare, cosa disfare. Mi sono perso decisamente e perciò vi dico questo. Adesso vedrete solo se trovo qualcosa di interessante. Vago ancora un po' e nel caso usciamo perché, voglio dire, ho con me 30 diamanti, non voglio assolutamente rischiare di perderli. Oh, guardate lì. Avete visto? Qua non ci sono stato. Un piano più in alto. Oh God, quanta roba. Va bene, allora aspetta, partiamo vedendo cosa c'è qua. Una marea di carbone, ma davvero tantissimo. Un'altra mela d'oro, delle rotaie con la redstone che vanno più che bene, delle rotaie normali. Le rotaie con la redstone me le prendo sinceramente. L'esplorazione più proficua della mia vita, in tutti i sensi, sia per l'oro, che per il carbone, che per il ferro, che per i diamanti, 30 diamanti. Senza Siltace fortuna, stiamo scherzando, tantissimi sono. Allora ragazzi, vi dico che cosa è successo. Io stavo registrando e a un certo punto ha smesso di registrare, solo che non me ne sono accorto. Perciò sono andato avanti ad esplorare quell'immensa miniera abbandonata e niente, non potrete vedere quella parte lì. Però comunque avete già visto la maggior parte e adesso vi faccio vedere i risultati. Ed eccoci qua. Allora, ho preso a parte un sacco di rail. Poi ho preso, vabbè, della pietra, quasi 3 stack di ferro. Quasi uno stack di oro, poi qualche lapislazzolo, 2 mele d'oro, tanto carbone, tanta redstone e poi 36 diamanti. 36 diamanti, signori, che non sono pochi, eh. Perciò, io cosa farò con quei 36 diamanti? Mi farò tutta l'armatura in diamante, che purtroppo, visto che ho 16 livelli, non incanterò oggi. Però intanto ce la facciamo. Andiamo alla nostra casetta degli incantamenti, perché poi la lascerò là. Per incantarla la prossima volta, la ghicchia un po', fa niente, non è una roba così insopportabile. Ora, qua dentro, facciamo la nostra armatura. Partiamo dai pantaloni. Bam, è un andato. Poi facciamo l'elmetto. Sbadabam, anche l'elmetto è fatto. Dopodiché facciamo le gambiere, cioè gli stivali, pardon. E infine facciamo
la parte più importante, cioè il busto, la protezione del busto. Come potete vedere, abbiamo già quasi tutto incantato, anzi abbiamo tutto incantato. No, ci manca la zappa. Vedremo se la farò in diamante, la incanterò, comunque ci manca per adesso. E perciò adesso, ragazzi, vi dico che la puntata si conclude qua. Nella prossima puntata ancora non so cosa faremo, ci penserò e lo vedrete direttamente lì. Io vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli. Ciao ciao. Yeah.